Benvenuti amici in questo nuovo video. Oggi proveremo a tirare giù una persiana completamente in legno, la sverniceremo, cercheremo di fare un ripristino totale. È completamente mangiata dal sole dalla parte esterna perché è esposta su tutto il giorno e probabilmente con dei colpi di chicchi di grandine il flatting in qualche modo, l'impregnante, è saltato, rendendo quindi tutti i listelli un po' irregolari. La smonteremo, la tireremo giù, vi farò vedere tutta la procedura che utilizzo per ripristinarla al meglio. Iniziamo. Allora, prima di tirare giù la persiana volevo farvela vedere da vicino. Qualcuno probabilmente tempo fa aveva provato a dare della vernice sul flatting oramai vecchio. Questa cosa non va assolutamente bene perché l'impregnante, una volta che tende a staccarsi, bisogna per forza portare la persiana a legno vivo e rifare il trattamento di verniciatura di impregnante completo. Poi si vedono tantissimi segni probabilmente dovuti ai chicchi di grandine, vi faccio vedere da vicino, guardate, su più punti è rovinata. Quindi andremo a fare il procedimento completo, adesso la tiriamo giù. Ok ragazzi, prima di iniziare il lavoro ci prepariamo la stazione di lavoro con due cavalletti aperti. Vi consiglio una coperta vecchia, io sto utilizzando questo materiale in gomma per proteggere la parte interna della persiana perché nel mio caso è sana e non la voglio toccare, ok? Andiamo a prendere la persiana. Soltanto la parte esposta al sole che è completamente rovinata. Ok, perfetto. Adesso mettiamo qua sulla persiana tutti gli utensili e gli accessori che ci servono per effettuare questa lavorazione. Allora, prodotto numero 1 è uno sverniciatore apposito per legno, anche questo in gel. Ve lo appoggio qua. E poi tagliate semplicemente il collo di una bottiglia in plastica e utilizzate, comprate un pennello per appunto lo sverniciatore, che è un pennello apposta fatto con delle setole in nylon che sono un po' più spesse e vi aiuteranno nella fase di sverniciatura. Utilizzeremo poi questa spazzola con questi peli fatti in nylon molto spessi. Questa ci servirà per andare a togliere tutti i grumi che farà lo sverniciatore nei punti un po' più articolati. Utilizzeremo poi questa spatola in metallo per andare a rimuovere la vernice che toglierà lo sverniciatore. Utilizzeremo poi del diluente nitro e un barattolo in metallo per andare a mettere a mollo e pulire bene tutti i pennelli che utilizzeremo nelle varie fasi. Utilizzeremo questo comodissimo mouse marchiato Black & Decker, che vi ricordo non sponsorizza il video, è un mouse rotativo. Questa è la confezione con le varie grane dei fogli che comodamente con il velcro che trovate sotto il mouse si appiccicano e potete fare quindi l'operazione di sverniciatura senza lo sverniciatore. Utilizzeremo poi in questo caso un impregnante al gel, in questo caso Sintilor, che ricordo anche in questo caso non sponsorizza il video. Il colore ovviamente non c'è scuro, uguale a quello della persiana. E poi utilizzeremo un pennello specifico per smalti in gel, ok? È un pennello con una setola molto morbida. Questo ci aiuterà a stendere bene il prodotto. Ho procurato poi questa levigatrice della Vigor, che ha un attacco che si estende in questo modo qua, che serve proprio ad andare a carteggiare tra un listello e l'altro. Vi assicuro che è la parte più rognosa e noiosa e faticante da fare, perché i listelli sono veramente molto vicini fra di loro e non riuscite bene a passare con la mano e con la carta vetro oppure con la normale punta del mouse. Ed infine utilizzeremo il mio avvitatore, di cui ho fatto la recensione, mi sto trovando veramente bene, vi lascio poi da qualche parte qua il link se volete andarlo a vedere. Lo utilizzeremo per andare a smontare correttamente le cerniere che sono affissate sulla persiana con delle viti Parker. Adesso raga, il materiale che utilizzeremo è tutto qua.
togliamo tutto quanto, siccome dovremo fare una carteggiatura, quindi faremo polvere, potete utilizzare poi un compressore che non vedete perché alle vostre spalle da 25 litri per andare a soffiare quando poi genereremo tutto il micro trucciolo di legno, ok? Quindi adesso ci portiamo fuori, con l'avvitatore smonteremo le cerniere e inizieremo a fare la prima fase di levigatura del contorno della persiana. Dopodiché con lo sverniciatore passeremo a fare tutte le stecche. Andiamo! Ah, prima di andare, dimenticavo raga, come al solito, sotto nella descrizione del video vi lascio il link per acquistare tutto il materiale affinché anche voi possiate replicare l'operazione. Adesso portiamo la persiana fuori. Vai che si inizia! Adesso raga, con una grana da 60, eccola qua, andremo a carteggiare tutto il perimetro della persiana. Fate corrispondere sempre i fori dell'abrasiva con quelli della base del mouse in modo tale che lui riesca ad aspirare in scarico con tutte le polveri. Ovviamente utilizzate una mascherina se non volete collegare il mouse ad un sistema di aspirazione. Allora, consiglio, se il flatting che c'è sopra, l'impregnante, non è proprio ancora secco 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 come nel mio caso, l'abrasivo del mouse tenderà ad impastarsi con la vernice. Quindi, prima cosa, cercate di fare un giro veloce come sto facendo io, in modo tale da rendere la superficie il più ruvida possibile. Dopodiché, siccome sarà tutto imbrattato l'abrasiva, metteremo un altro foglio sempre da 60 e ci faremo veramente un giro e arriveremo al legno vivo. Ah, un'altra cosa, la forza da incidere sul mouse non deve essere per forza tipo incredibile Hulk. Appoggiate soltanto la mano col peso del braccio e l'abrasivo quando va in rotazione in automatico tenderà a levigare tutto il legno. Un'altra cosa, cercate di non insistere sullo stesso punto, perché se rimanete fermi col mouse sulla stessa zona, l'abrasivo, siccome va in rotazione, tenderà a riscaldare l'impregnante che c'era prima, quindi tenderà ad incollarsi. Come vedete, questo flatting qua, questo impregnante, è stato passato da poco, probabilmente il precedente proprietario l'aveva tacconata per non fare il lavoro completo. Quindi sto facendo fatica a togliere il primo strato perché effettivamente è un flatting fresco. Se voi avete un flatting, quello vecchio che vedete che si sfoglia, non avrete sicuramente questo tipo di problema.
Adesso cambiamo l'abrasivo per cercare di accelerare un po' i tempi. Adesso raga, arrivati a questo punto, arrivati alla carteggiatura totale di tutta la cornice della nostra persiana, andiamo a cambiare l'abrasivo e saliamo con la grana per fare una finitura. Eravamo con una 80 o 60, non si legge neanche più, comunque era una grana grossa. Adesso io direi che di fare un giro con una 120 per poi finire con una 180 e una 240. Dopodiché andremo con lo sverniciatore a sverniciare tutti i listelli. Quello sarà il lavoro più rognoso. Ah, dimenticavo, quando andiamo a fare la finitura state leggeri con la mano, quindi fate lavorare soltanto bene l'abrasivo, ok? Quindi ulteriormente l'abrasivo, saliamo su con la grana. E facciamo l'ultima passata. Ok raga, al tatto deve essere veramente bella liscia. Adesso, siccome noi vogliamo sfumare l'impregnante nuovo con quello vecchio, perché ai bordi e nella parte interna abbiamo detto che la persiana è veramente in ottime condizioni, mettiamo il mouse leggermente a 45 gradi e cerchiamo di dare giusto una pelatina, in modo tale da ridurre lo stacco tra l'impregnante vecchio e quello nuovo. E per evitare che, siccome sui bordi tende a spellicolare, per evitare poi che nel tempo poi l'acqua possa infiltrare tra l'impregnante vecchio e il legno della persiana e quindi rigenerare di nuovo lo staccamento. Facciamo proprio questo lavoro per evitare che, vedete, in questo punto si sta spelando. Andando a 45 gradi col mouse riusciamo a dare giusto la pelata e riusciamo a dare un distacco netto tra il flatting vecchio, l'impregnante vecchio e il legno vivo. La stessa cosa raga lo facciamo per il bordo interno, anche se qua probabilmente andremo a sverniciare fino oltre la bacchetta, ma chi mi porta avanti. Arrivati fin qua ti faccio vedere il risultato finale della prima levigatura finita esterna. Adesso in questi punti qua andremo a mettere dello sverniciatore, perché qua è impossibile arrivare con il foglio di tela abrasiva e il mouse. Ti faccio vedere lo stacco che abbiamo fatto prima netto, vedete, dell'impregnante vecchio rispetto al legno vivo. Ora qua adesso raga, con l'aiuto di uno sverniciatore, di un fondo di bottiglia come vi ho fatto vedere all'inizio del video e un pennello dedicato per lo sverniciatore, andremo a pucciare tutte le bacchette inclinate per far sì che la vernice o il flatting vecchio che c'è venga su facendo delle bolle, e poi lo andiamo a togliere con un raschietto.
Allora, vi faccio vedere da vicino un pennello che serve per sverniciare. Ha praticamente le setole che sono un po' più spesse, credo che siano in nylon, non so che materiale sia. Comunque, prendiamo il fondo di una bottiglia e versiamo un po' di sverniciatore. Non esagerate con le dosi, utilizzatene le quantità corrette per quel che vi serve. Direi che per adesso basta così. Utilizzate con lo sverniciatore la mascherina perché ha un odore che è un po' intenso. Pucciate il pennello nello sverniciatore e vedete che non cola, è un liquido abbastanza denso. Lo mettete in quantità abbondanti sulle stecchette, cioè non tiratelo come se fosse una vernice normale, ma lasciatene proprio un bello spessore. Questo perché lui deve reagire, deve sollevare la vernice vecchia. Facciamo questo per tutte le righe. Ecco raga, una cosa importante che non vi ho detto: siccome la parte di sotto non vogliamo che si rovini, occhio con lo sverniciatore a non colare di sotto, quindi usatene in quantità abbondante, sì, ma fate attenzione che non colino le bocchette di sotto. Poi al massimo con una pagliettina dopo andiamo a togliere magari qualcosa che è colato, però occhio alle quantità. And it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss all. Forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back. Se vedete che non si solleva la vernice perché quando sta per distaccare, vedete queste micro bolle, potete ripassare un attimo il pennello con lo sverniciatore nel punto che non sta reagendo. Quindi passato lo sverniciatore su tutta la persiana, la superficie deve risultare così. Adesso con l'ausilio di due spatole in metallo e tanta pazienza andiamo a rimuovere tutta la vernice che lo sverniciatore ha sollevato. Attenzione con la spatola, vi consiglio di scorrere lungo la fibra del legno e mai per così, perché sennò andreste ad incastrare la spatola e a sollevare delle scagliette di legno e poi una volta passato l'impregnante si vedrà il difetto. Se dopo una prima passata di spatola vedete che il flatting vecchio non viene via, fate un secondo giro di sverniciatore. Quindi pucciate sempre il pennello con queste dosi qua e cercate di stare il più ricchi possibile. Attendiamo che lo sverniciatore faccia effetto, dopodiché riproviamo con la spatola. Con la seconda passata di sverniciatore la situazione sta già nettamente migliorando. Adesso raga, con l'aiuto del Vigor, montando l'attrezzo quello lì che vi dicevo poc'anzi, con la prolunga che riesce ad entrare bene nelle fessure e grazie a della carta grana 120 di quella lì
che si attacca al velcro in questo modo, andiamo ad attaccare il foglio e facciamo partire la lavorazione dei livelli. Per fare invece gli angoli, quelli più difficili, con la spazzola, questa qua a setole molto dure, una volta aver passato il pennello con lo sverniciatore e lasciato il tempo necessario affinché lui possa agire, passate in questo modo la spazzola in modo tale da rimuovere tutta la vernice in eccesso. Andiamo poi a rifinire con la classica spatolina in acciaio, ma il più grosso lo toglie lei. Sotto in descrizione al video il link di tutto il materiale che stiamo utilizzando per ripetere l'operazione. Anche in questi punti qua, dove è difficile arrivare con la carta vetro perché non riuscireste ad arrivare bene negli angoli, utilizziamo sempre questa spazzola, che è veramente molto comoda e che vi permette di arrivare in profondità negli angoli. Ah, queste setole, che sono leggermente abrasive, non incidono il legno, però permettono di togliere tutto lo sverniciatore che ha sciolto la vernice. Vedete, guarda quanta schifezza c'è qua. Guardate come riesce ad arrivare bene in profondità. Poi con un compressore soffieremo via tutte queste micropalline. Se vi sentite più comodi, potete utilizzare una spatola metallica per andare a fare i dettagli laddove non riuscite ad arrivare nemmeno con la spatola. Dovete comunque riuscire a pulire tutta la persiana nei minimi dettagli, perché bisogna portarla così a legno vivo. Se volete il massimo di dettaglio tra l'asticella inclinata e il telaio della persiana, con una lima piatta, molto delicatamente, questa non ve l'ho indicata in elenco a inizio video perché me ne sono dimenticato, potete andare leggermente a spianare qua la superficie in questo modo. Per fare appunto lo spigolo vivo, ok? Con l'aiuto della rotta orbitale Vigor andiamo a fare un'ulteriore rifinitura. Finito il lavoro di carteggiatura, la persiana deve presentare così, legno vivo allo stato puro. Adesso la ribaltiamo dal lato quello buono, quello che non era esposto dal sole, andiamo a vedere se con lo sverniciatore abbiamo intaccato, se magari c'è caduta qualche goccia, abbiamo intaccato il flat in quello interno che non ci interessa rovinare. Ok, adesso vieni vicino e ti faccio vedere una cosa importante. Ecco, vedi, può succedere questo, che alcune gocce di sverniciatore escono dal lato opposto, dal lato quello buono. Adesso con una carta seppia molto fine andiamo a togliere semplicemente queste bave di gel sverniciatore che si è seccato, anche questa qua, vedete questa pellicola che si è formata qua sotto, e poi con un pennello andremo a dare una mano di impregnante, ma velocissima qua, proprio bella stesa. Sto usando una carta seppia da 2,40 già usurata per non andare a generare righe nuove.
Potete aiutarvi anche con una paglietta abrasiva tipo questa, piegata in due, per andare a togliere le ultime micro gocce che si sono seccate sempre dello sverniciatore in gel. Questo, ragazzi, vi ripeto, lo sto facendo perché io non voglio riverniciare completamente questa parte qua, perché è veramente sana. Mi dispiacerebbe andare a rovinare, guardate quella vernice come è tenuta bene, andare a rovinare tutta questa superficie, quindi gli do giusto una spagliettatina e poi, vi ripeto, passerò il pennello in modo veramente molto veloce e molto tirato, cercando di uniformare poi con la parte che abbiamo carteggiato sotto. Allora, se vi succede che durante la fase di spatolatura fate questo perché la spatola è molto affilata, un metodo per risolvere è il caro vecchio Vinavil. Prendete un foglio di carta abrasiva così, mettiamo un po' di Vinavil in questo modo qua e spingiamo la carta per far arrivare il Vinavil fin sotto alla fibra, in questo modo qua. Ok, cercate di andare il più giù possibile, poi lo spalmate in questo modo, tirate via e per di più andiamo ad aggiungere della colla anche in questo punto qua. Ok, rimettiamo il tappo, ringraziamo Vinavil che non sponsorizza il video. Facciamo ripassare ancora una volta il Vinavil con la carta sotto la crepa e andiamo a distendere bene. Aspettiamo qualche istante che il Vinavil faccia il suo effetto, dopodiché diamo una carteggiatina e tornerà come nuovo. Se vedete che la fibra proprio non ne vuole sapere di star su, basta inserire una molletta e poi andremo a rimuovere. Allora, adesso togliamo la molletta e diamo una carteggiata qua, giusto per nascondere il velo di colla, e direi che, ragazzi, ci siamo. Diamo una soffiata generale a tutto e siamo pronti alla verniciatura. Quindi, raga, dopo questa lunghissima sfacchinata, questa è stata la metodologia che ho usato io per sverniciare la persiana e portarla a legno vivo. Adesso poi in un prossimo video vi farò vedere come passerò l'impregnante, quindi come verrà il risultato finale, vi garantisco che è veramente ottimo. Quindi direi che questo video termina qui. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti un like, condividi e noi ci vediamo come ogni martedì sera alle 21:30 con un nuovo video. Ciao raga. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.